Acá le doy el bienvenido, ¿sí? Como siempre, a la casa del Señor, a nuestro templo de palabra, la palabra de Dios. Qué potencia, qué autoridad para bendecir nosotros, para edificarnos. Y continuaremos con la epístola del apóstol San Pablo a Colosenses, capítulo 2. Diamo il benvenuto, come sempre, ai fratelli e agli amici che seguono attraverso i canali, attraverso Facebook, il contenuto, sì, del Ministero della Parola, e ci fa veramente tanto, tanto, tanto piacere vedere in YouTube, per esempio, tanti iscritti. Fratelli, che persone, fratelli, ministri che si sono iscritti e che seguono anche le predicazioni, che seguono il contenuto del ministero, lì si può verificare chi seguono, no? Che si segue la parola, e questo ci fa tanto, tanto piacere. Per questo noi dedichiamo anche e investiamo e prepariamo tutta l'attrezzatura per condividere con loro, perché sappiamo che la parola che non è nostra, è Dio, inspira, benedice, rivela, e per questo siamo lieti di poter condividere con i fratelli anche nel territori lontani, fuori d'Italia, anche in regioni lontane dalla Sicilia. E li aspettiamo un giorno che ci vengano a trovare qua a Ragusa. Bene, il Vangelo, no, scusate, l'Epistola dell'Apostolo San Paolo ai Colossesi, Colossesi capitolo 2, noi abbiamo visto, la settimana scorsa abbiamo visto tre versetti, 1, 2, 3, oggi vedremo dal 4 al 7. E la Scrittura dice: or questo dico, affinché nessuno vi inganni con parole convincenti. Perché quantunque sia assente da voi col corpo, pure sono con voi con lo spirito, e mi rallegro vedendo il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui, essendo radicati ed edificati in Lui e confermati nella fede come vi è stato insegnato, sì? Abbondando in essa con ringraziamento. Come diciamo sempre, sono consigli della parola, sono consigli del Nuovo Testamento, del Nuovo Patto, consigli del Signore attraverso l'Apostolo San Paolo per noi credenti di questo tempo. La parola che vivente, la parola che efficace, la parola che ha potenza, che ha autorità e che eterna. Sì, noi sappiamo che il Salmo 119, 89, dice così, vediamolo perché è importante, l'importanza, no, della parola di Dio. Salmo 119, versetto 89, dice così: per sempre, o eterno, la tua parola è stabile nei cieli. Sappiamo che l'unico che è veramente stabile è la parola di Dio. E per questo noi ci teniamo tanto e viviamo a motivo di essa. Bene, con l'Apostolo Paolo, nel versetto 4, siamo in Colossesi, Colossesi capitolo 2, versetto 4 della parola. Dice: or questo dico, sì? Affinché nessuno vi inganni con parole convincenti.
lui attraverso lo spirito stava dando dei consigli delle parole, sì? La parola di Dio, perché lui diceva affinché nessuno ci inganni, vi inganni con parole convincenti. Perciò l'unico modo di non essere ingannati con parole che addirittura sono convincenti, però sono del male, l'unico modo è attraverso la parola di Dio, che è la fonte della luce, la fonte di vita, sì? Attraverso la quale Dio ha creato tutte le cose. Perché? Perché, come diceva il pastore Claudio, Satana, il diavolo, usa delle parole per ingannare, sì? Allora, qual era l'interesse dell'apostolo Paolo? Qual è l'interesse dei ministri competenti del nuovo patto, nostro impegno con la Chiesa? Darvi e ricevere anche delle parole, la parola eterna dell'Eterno di Dio, sì? Per evitare di essere ingannati da altre parole che possono addirittura essere convincenti. Vediamo. Dice, or, dice l'Apostolo Paolo, questo dico, stava dando dei consigli lui, affinché nessuno vi inganni con parole convincenti. Se non sta dicendo con false parole, sta dicendo con parole convincenti, ma si portano all'inganno, non sono di Dio. Perché non sta dicendo che queste parole non sono convincenti, sì, sono convincenti, ma con uno scopo distruttivo, con uno scopo malefico, così come Satana, il diavolo, attraverso la serpente, che noi abbiamo letto già la storia nella Genesi, capitolo 3, sì? Usò delle parole. E come erano queste parole? Erano convincenti o non erano convincenti? Erano molto convincenti, al modo che l'uomo fu ingannato. Ma quando viene la parola dell'Eterno a dimorare in noi, non ci sarà spazio per parole convincenti che hanno una natura tenebrosa, oscura. Si capisce, no? Dipende da me. Se noi ci arrabbiamo della parola della giustizia, della luce che avviene, che proviene delle Sacre Scritture, quando verranno altre parole, anche se sono o sembrano convincenti o molto convincenti, uno non sarà ingannato. Però questo dice l'Apostolo Paolo, ora questo dico affinché nessuno vi inganni con parole convincenti. Perciò, per non essere ingannati con parole convincenti, false, ma convincenti e parole, abbiamo bisogno di ricevere il consiglio di Dio ed avere lo spirito della verità, che è lo Spirito Santo, che ha ispirato la Scrittura, per poi saper contrarrestare. Per esempio, io faccio un esempio e lo dico con orgoglio e con soddisfazione. Io sono un difensore della decima. Io sono un difensore della decima in questo tempo. Perché? Perché quando uno dice che la decima era della legge, quello è falso. Come facciamo noi a contrarrestare una menzogna? Come facciamo noi a fermare, sì, una bugia?
¿Cómo facemos noi a fermare una falsa dottrina? Come, per esempio, credere che la decima non è per questo tempo. Come facciamo? Attraverso il consiglio della parola, perché non è che uno dice, guarda, secondo me, no? Uno non dice secondo me, io non dico secondo me, io dico secondo la scrittura. Perché tu con me puoi essere o non d'accordo, ma con la scrittura non c'è discussione. C'è uno, mi piace, è un argentino israeliano che abita in Israele. E a questo tizio qua le piace fare filmini e passeggi dei luoghi storici della Bibbia, sì? E siccome lui non ha lo spirito della parola, soltanto la lettura che le piace, però non ha lo stesso spirito della scrittura, certe cose lui un pochettino si confonde, però dice una cosa, io con la Torah non discuto. È giudeo, non è cristiano, non è nemmeno un giudeo praticante, è uno che le piace la Bibbia, sì? Certe cose non ci arriva perché non le vede, perché non li capisce, sì? Ma una cosa lui dice, io con la Torah non discuto, cioè se c'è scritto io non dico niente, se c'è scritto basta quello che c'è scritto, anche se io non lo capisco, non mi interessa, vale quello, e si arrende. E quello è importante, se questo lo fa una persona del mondo, con questo atteggiamento di riconoscere l'autorità della parola, quanto noi, che siamo un popolo di Dio, dovremmo dire, guarda, c'è scritto, se può verificare, accettiamo la scrittura ispirata. Per questo dico, per poter contrarrestare certi insegnamenti, sì? Alcuni insegnamenti sono fatti appositamente, sì? Malvagi, cattivi, sì? Per distruggere. Altri insegnamenti che a volte provengono dai nostri ambiti, dai nostri ambienti ecclesiastici, congregazionali, ministeriali, non sono fatti appositamente, cioè non hanno cattiveria, però sono insegnamenti sbagliati. Sono insegnamenti che non hanno un fondamento biblico. Per questo il nostro compito come credenti è uno, ed è conoscere tutta la scrittura per poter difendere la verità. Cioè, perché se io non conosco la scrittura, sentite questo, se io non conosco la parola di Dio, mi dovrò rendere la parola dell'uomo. Se io non conosco la parola di Dio e non accetto, dovrò accettare la parola di qualcuno. La parola di un pastore, di un apostolo, di un obispo, di un sacerdote, di un prebítero, di un reverendo. E dovrò dire amén, aleluya, sì pastore, amén apostolo, gloria, amén, amén, lo ricevo. Ma tu stai ricevendo la parola, stai ricevendo la parola del ministro. Se la parola del ministro è secondo la scrittura, gloria a Dio, ricevela. Ma se non è secondo la scrittura, non la riceve, perché stai ricevendo un'altra parola. Per questo, l'apostolo Paolo dice, versetto 4, questo dico affinché nessuno vi inganni con parole convincenti, perché ci sono persone che sono brave, molto, molto brave, sì? Per convincere ad altri. E la fanno entusiasmare, la fanno piangere, toccano le fibre più profonde del cuore e la gente si butta. Sì, a me un pastore, a me un apostolo, gloria a Dio, lo dice lei, boom, 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 e si buttano. Ma bisogna capire se è secondo la scrittura, altrimenti sarà ingannato. Sono persone che in altro tempo se le diceva, guarda, porta la scrittura, porta la chiave della macchina, portala all'altare e vedrai che Dio ti benedirà. E le persone ci credevano, dicevano, no, se lo dice il pastore, lo dice l'apostolo, come Dio non lo fa? E lo facevano in la innocenza, in la imprudenza,
Y en la fiducia al gomo, después finiva que Dios no le daba el nubla y no lo perdemos, no le cose que beba. Y dice, bueno, señores, ¿qué suceso? Y yo dije, yo no tengo promesa ni en Dubái, aquí es de los tu apóstoles, tus pastores, voy a fare conti con Luis. Entonces digo, para no ser inganati, voluntaria o involuntariamente, uno debe ser riempito del consiglio de la parola di Dio. Tutto ciò che uno ascolta lo dobbiamo filtrare, sì, tamizzare dalle scritture. Si passa, passa. Si non passa, non passa. Capite? È come la farina. Noi abbiamo farina, magari una farina un po' da tempo che si è fatto il grumi, no? Si è fatto le pietrine, le pietrecine. Tu prendi un strumento, un'attrezzatura di cucina, un colatore, come si chiama? Tamizzatore, no? Lo metti sul tamizzatore, inizia a muovere, e ciò che passa, passa. E ciò che non passa, si butta. Si capisce, no? Per non mettere tutta quella farina, no? Si fa una selezione della farina che è in condizione di essere usata per mangiare. E così noi dobbiamo fare. Tu mi stai insegnando una dottrina. Vediamo, secondo la scrittura, è biblica, è per noi? È secondo tutto il consiglio? Sì o no? Sì, sì, lo prendiamo, altrimenti non lo prendiamo. Perché se uno lo prende può essere ingannato da gente che sa convincere. Ci sono ministri che gridano, Luia, così dice il Signore, ben fratello, alzati, alza le tue mani, riceve, tutti fanatici, tutti fuori, e stanno citando le fesserie, le cose che non sono le scritture. Sì, la gente come che si emoziona, noi non possiamo muoverci per emozione, noi ci dobbiamo muovere per la verità e per la giustizia che viene dalla parola, altrimenti non è vita di fede. E l'Apostolo Paolo ci teneva e diceva, io vi ho detto queste cose affinché voi non siate ingannati. Sì? Perché? Perché sempre ci sarà un interesse del nemico di ingannare e ci sarà una ignoranza di gente che ha imparato male e che quello che hanno imparato male lo insegnano ad altri, però alla fine finisce che la gente, i credenti, vengono alcuni ingannati. Però Dio non vuole questo. E per questo noi abbiamo le sacre scritture, tutta la scrittura che è ispirata da Dio, abbiamo lo Spirito Santo, sì? Abbiamo il discernimento, abbiamo l'unzione, abbiamo la grazia, abbiamo il fuoco, abbiamo la gloria, e così non saremo ingannati. Versetto 5, perché? Quantunque, dice, sia assente da voi nel corpo, pure sono con voi con lo spirito, e mi rallegro vedendo il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo. Se lo che sta dicendo l'Apostolo Paolo è che lui non era fisicamente là, ma attraverso lo spirito lui si accorgeva, sì, che atteggiamento avevano i credenti per ricevere dottrina. Sì? Diceva, mi rallegro vedendo, numero uno, il vostro ordine. Importante l'ordine. Dobbiamo essere ordinati. Sì? Ordinati. Vedendo il vostro ordine. E poi dice, è la fermezza della vostra fede in Cristo. Ci sono due elementi. Oltre la conoscenza delle Sacre Scritture, ci sono due elementi importanti per noi che ci fanno stare fermi. Numero uno, l'ordine. Dove lo troviamo l'ordine? E l'ordine lo troviamo sempre nella Scrittura. È la Scrittura la fonte dell'autorità, è che è il modo o la fonte, ecco, dove noi scopriamo che cos'è una cosa ordinata, cose sono per Dio, che cos'è l'ordine. Sì?
Y una de las cosas que dice la Escritura es que noi ci dobbiamo congregare. O sea, congregarse fa vedere o evidenza que el credente es en un orden. Cuando c'è una sottomissione, un riconoscimento dell'autorità, quello è ordine. Entonces è fondamentale per non essere ingannati, numero uno, essere in ordine, ordinati. Okay? Numero uno. Numero due, dice la Scrittura, la fermezza della vostra fede in Cristo. O sea, noi dobbiamo essere fermi in cosa? Fermi nella fede. La fede che è in Cristo. O sea, se la Scrittura a me mi dice che io devo fare questo, quello e quell'altro, e io lo credo, ¿sí? Ho fede che questo è ciò che Dio vuole, e io sono fermo là. Sono fermo, no, come dice la Scrittura, fermezza della vostra fede in Cristo. Perciò se io non sono numero uno ordinato e numero due fermo nella fede che è in Cristo, sarò svalutato dai venti. Oggi qua, domani là, oggi con questo gruppo, domani con l'altro gruppo, cercando sempre una fonte. E questo non è la volontà di Dio. Perché è un Dio di ordine? E se Dio ha ti ha stabilito in una casa, tu resti là, in quella casa, e Dio ti benedirà. Sì? Leggi la Scrittura e tu capirai ciò che devi fare e ciò che non devi assolutamente fare. Sì? Dice, vedendo il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo. Versetto 6. Come dunque avete ricevuto Cristo, Gesù, il Signore, così camminate in Lui. Versetto 6. Dice, versetto 6. Come avete ricevuto Cristo, Gesù, il Signore, così camminate in Lui. Così come noi abbiamo ricevuto per la fede, sì? Cristo, ovvero l'opera che Lui ha compiuto per noi, credendo, sì? Per la fede, tutto ciò che Gesù ha fatto, perché se uno oggi lo riceve a Cristo, lo riceve in modo spirituale, non in modo fisico, perché Gesù siede alla destra del Padre, però noi lo abbiamo ricevuto cosa? Abbiamo ricevuto il Vangelo. Per questo l'Apostolo Paolo in Romani 1,16 dice: io non mi vergogno del Vangelo perché esso è la potenza di Dio per la salvezza a chiunque crede, al giudeo e al greco. Perciò che cosa noi abbiamo ricevuto? Cos'è ricevere Cristo? In realtà ricevere Cristo è ricevere il Vangelo. Ricevere per la fede, l'opera che Lui ha fatto per noi sulla croce. Sì? Così come noi abbiamo creduto al Vangelo, dello stesso modo dobbiamo camminare nel Vangelo. Sì? Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui. Perché l'unico modo di camminare bene, correttamente, come piace all'Eterno, e attraverso il consiglio che noi riceviamo della parola di Dio. Se è la parola la che ci stabilisce la via, sì? Ci mostra la via. La via, oggi per noi la via non è fisica, la via è spirituale. Sì? E se noi andiamo un attimino qua alla Genesi, che oggi si parlava di questo all'inizio, Genesi capitolo 3, capitolo 3, versetto 24, dice: così egli scacciò l'uomo e pose ad est del giardino di Eden i cherubini, che roteavano da un tutt'intorno una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Cosa dovevano custodire
cosa dovevano custodire questi cherubini? L'albero della vita? No. Dovevano custodire la via dell'albero della vita, perché l'albero della vita ha una via. Sì? Sappiamo che la via è Cristo che ci porta al Padre. Sì? Perciò, per camminare, camminare bene, come piace all'Eterno, sì? Dobbiamo conoscere la Scrittura. È la Scrittura la che ci rivela la via, il modo di camminare per arrivare al Regno di Cielo. Questo dice la Scrittura. Come dunque avete ricevuto Cristo, Gesù, il Signore, così camminate in Lui. Significa che abbiamo ricevuto il Vangelo per la fede, l'opera di salvezza di Cristo per noi, e noi così, su quello che leggiamo, su ciò che vediamo, su ciò che lo Spirito ci rivela, sulla base di ciò che i ministri competenti del nuovo patto, umili, unti, chiamati, legali, ministrano al corpo, sì? E che lo Spirito attesta, rende testimonianza al nostro Spirito, così noi dobbiamo camminare. E chi si prende la responsabilità delle nostre anime sarà la parola. Per questo è importante, perché in realtà, amati, non è che si può uno fidare di tutto ciò che si dice. Le cose peggiori che uno sente, le cose più pericolose, più pesanti, a volte vengono delle congregazioni, vengono dei ministri, ministri fra virgolette, gente che veramente sono di paura, fanno paura. Sì, uomini che magari hanno iniziato bene e poi si sono corrotti per la fama, per la gloria, per i soldi, per risorse, per la gente, si corrompono. Sì, e finiscono insegnando dottrine umane e non sono, non è la sana dottrina, sì? E siccome hanno già una fama, hanno un rinome, la gente dice, ah no, sì, ascoltiamolo perché questo è un uomo di Dio, però aspetta, non ti fidare tanto, cerca di pensare, cerca di misurare, cerca di tamizzare le parole. In Argentina, bueno, in America Latina, c'è tanto tempo fa, la década, fine degli 80, inizio del 90, un ministro di lode e di adorazione che Dio l'ha usato in una maniera stupenda all'inizio. Parliamo fine della década degli 80 e praticamente quasi tutta la década del 90, molto usato in tutto il continente americano, America Latina, molto, molto usato, un ministro che cantava cantici fondamentalmente della scrittura, e si è fatto una fama, si è fatto un nome, si è fatto una reputazione, no? Cioè dire, io non faccio nomi perché mi sembra brutto, è un ministro di lode e adorazione, fare questo nome già era wow. Che benedizione che abbiamo il fratello che viene a ministrare. Il problema è che questo fratello, sì, piano piano ha iniziato a scivolare, ha iniziato a cadere della grazia, ha iniziato a lasciare la scrittura e ha iniziato ad abbracciare l'umanismo, no? L'esito, tu sei un campione, tu puoi. È un messaggio New Age. New Age. Noi sappiamo che la New Age, la nuova era, è una dottrina satanica. C'è la vecchia dottrina, voi siete dei e non morirete. È quella la base della dottrina New Age.
nueva era. El lugar inicial piano, al hallar le saca la escritura y al entrar en todo puesto ambiente, así, ¿no? Largo. Per magari convolgere altre persone di un altro ambiente non cristiano. Il punto è che oggi questo ministro è fuori totale della sana dottrina. E già guardarlo fa pena, perché uno si ricorda 10, 15, 20, 25 anni fa come Dio lo usava, e oggi uno lo vede così, veramente ti pesa il cuore. Allora, per questo dico, se uno non è saldo sulla scrittura, tu sei uomo, tu segui il ministro, sia che sia un apostolo, un pastore, un profeta, un ministro di lode, adorazione, chi sia. Però noi non siamo chiamati a seguire uomini, noi siamo chiamati a seguire la scrittura attraverso uomini e donne di Dio, che insegnano secondo la verità. E se noi non lo facciamo, saremo trascinati. Perché c'è gente cristiana, fra virgolette, ministri, che convincono con le parole. E dico, no, però fratello, lo dice la Bibbia, andiamo alla scrittura, vedi, te lo fanno vedere e ti dicono, vedi, quello lo vedi lì, è questo lo che io ti sto dicendo. Però anche la stessa strategia è stata utilizzata da Satana, il diavolo. Quando Gesù l'ha tentato, l'ha detto, la Bibbia dice, la scrittura dice, e ha iniziato a prendere versetti scollegati, per esempio del Salmo 91. Perciò non è un problema per le tenebre, per il male, fare riferimento alle sacre scritture, però quello non è la verità. Quelli sono i versetti isolati. E siccome a volte tanti cristiani non conoscono tutto il consiglio, subito che ascoltano un versetto già lo relazionano con la Bibbia e fanno una dottrina di una cosa che è contro la scrittura. Si capisce? Perché Satana sempre dice messe verità. È molto interessante questa scrittura qua che abbiamo visto alla fine del capitolo 3 della Genesi. Capitolo 4, gran parte di ciò che ha detto Satana e ha detto all'uomo si è compiuto. Perché? Perché alla fine Dio dice, adesso l'uomo è come uno di noi, conoscendo il bene e il male. Sì? Perciò era vero che in un aspetto si se mangiava di quel albero della conoscenza del bene e del male, e l'uomo sarebbe stato come l'Eterno, perché la scrittura lo verifica. Il problema è che non era lecito all'uomo né mangiare né tentare di diventare come l'unico Dio, e come risultato sì, sono morti. Y en parte sí y en parte no, porque en realidad físicamente loro no murieron, no son muertos, físicamente, ¿sí? Más espiritualmente sí, si espiritualmente le costato la presencia del Señor, le costato el Eden, sono stati cacciati, y con el tiempo tutta quella creación física inició a corrompersi. E sono passati secoli e secoli, perché Adamo aveva come 800 anni, 900 anni, però alla fine fu come una candela, sì, che piano piano iniziò a consumarsi fino a che si spenta. Sì? Però quale fu la strategia di Satana, il diavolo, per spegnere e per rovinare l'uomo? Sì? La parola. Entonces, il pericolo c'è, che uno possa attraverso parole, o quello che è peggio ancora, versetti della scrittura presi fuori contesto, essere ingannati.
e come risultato perdere il proposito, il destino nell'Eterno. Versetto 7. Poi dice, essendo radicati, sta dicendo i fratelli ai credenti, essendo radicati e edificati in Lui. Versetto 7, siamo in Colossesi 2:7. Essendo radicati, edificati in Lui e confermati nella fede come vi è stato insegnato, abbondando in essa con ringraziamento. En español dice arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Qué está diciendo? Que debemos es, número uno, radicati. ¿Cosa es radicati? ¿De qué cosa parlo? El essere radicato. De radici, como un albero. De radici profonde, subterranee, que lo fanno stare in piedi, altrimenti un vento lo butterebbe per terra. Ma perché l'albero non cade? Perché ha radici. E noi dobbiamo essere radicati. Essendo radicati, numero uno. Numero due, edificati. In chi? In chi dobbiamo essere edificati? Edificati in Lui. Ovvero nella parola. Ossia, edificati sulla base dottrinale della rivelazione. Se noi non siamo edificati sulla parola e siamo edificati su una dottrina umana, su una dottrina, un movimento, un uomo, cade quell'uomo e cade tutto ciò che era sopra, cade insieme, crolla. Perché? Perché ciò che sostiene, ciò che si edifica, e ciò che è sotto, è sul quale uno appoggia. Per questo la scrittura dice edificati, versetto 7, edificati in Lui. Sta parlando di Cristo. Non è che noi dobbiamo sfidare dei ministri. No, perché noi abbiamo bisogno dei ministri. Infatti la scrittura dice, parla di ministri, in effetti parla dei ministri costituiti per edificare il corpo di Cristo. Non è un problema questo. Il problema, sì, è non verificare le parole, sì? Non verificare la dottrina. E per questo noi abbiamo le sacre scritture. E confermati, dice, dobbiamo essere confermati nella fede. Se noi abbiamo la fede di Dio, la fede di Cristo, e in questa fede noi dobbiamo essere confermati come vi è stato insegnato. Ossia, questo non è nuovo, questo già è stato insegnato. Cioè, questo lo vediamo già addirittura dall'antico patto. E poi aggiunge, e finiamo con questo, versetto 7, abbondando in essa con ringraziamento. Tutto ciò lo dobbiamo fare ringraziando al Signore che ci ha dato la fonte, la base, la rocca, che è la Scrittura, sì? E su questa base noi siamo radicati e siamo edificati. Non c'è un altro modo, sì. E noi dobbiamo essere più precisi, dobbiamo essere più obiettivi, sì? Sulla base della parola di Dio. Dobbiamo conoscerla e poi ci accorgeremo quando ascoltiamo un insegnamento si è d'accordo alla scrittura.
¿Y con cuál espíritu? Para que bisogna anche discernere lo spirito della persona che ministra, che spirito ha. ¿Sí? Se noi sappiamo che Dio ama una persona, un ministro che maledice, non è da Dio, perché Dio non maledice. Se una persona che apre la bocca, ¿sí? E le tre parole, due parole sono di maledizione e una è di così, di dottrina, già quella persona, anche se affascina, anche se incanta, non è da Dio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque noi sappiamo che Dio è un Dio d'amore, Dio ama, Dio non è venuto. Gesù ha detto: io non sono venuto a condannare il mondo, ma a salvarlo, affinché il mondo sia salvato per me. Se una persona che apre la bocca e dice parla male di Giuda, parla male dei pastori, parla male degli apostoli, parla male delle congregazioni, parla male delle denominazioni, parla male, 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 maledice continuamente, esce tutta questa rabbia, tutta questa queste tenebre, no? Già lì tu ti accorgi che ha un spirito che non è secondo lo spirito della parola, non c'è luce, e già quello è un'evidenza che la persona non serve, è un anatema, è una persona fuori, sì? Entonces digo, bisogna conocer la escritura, altrimenti uno cade, como la serpente cade sotto l'encanto de chi suona il flauto. E si incanta la serpente, ¿no? Queda así. E c'è gente così, gente como que diventa estúpida, como que diventa, ¡ah, qué bello, qué unzione! Y te está portando a la fogna. Entonces digo, qué importante conocer esa prescriptura, conocer la sana doctrina y conocer cómo es el Espíritu de Cristo, cómo es el Espíritu de la verdad. ¿Sí? Y pues si un ministro, ningún ministro será, seremos en club al 100% perfecto, pero cerchiamo a la luz de la palabra de vivir en este ambiente de luz. E di cercare di, come diceva Giovanni Battista, abbassarsi, dice io devo sminuire e che lui cresca. Sì? L'Apostolo Paolo diceva non vivo più io, Cristo vive in me. Di questo si tratta, di lasciare lo Spirito, sì? Fare la sua opera attraverso di noi. Di questo si tratta, per questo abbiamo il consiglio delle Sacre Scritture. E se noi lo facciamo in fede, Dio ci benedica. Amen? Signore ci benedica. Alla prossima settimana. Ciao.